paio di giorni fa. Siamo andati nell'ufficio della Befana per ricordarle che oggi doveva presentare lo spettacolo. Signora Befana, è permesso? Signora Befana? Befana! Salve, siamo venuti a ricordarle dello spettacolo di domenica a Moemacco. Va bene? Non le funziona la scopa? Ma come hai fatto a rompere la scopa? Adesso vi racconto! Passeggiavo per Moemacco quando ho rivisto l'osteria e non ho resistito. Così un bicchiere tira l'altro. Mi sono preso tutto il bottiglione. Ma non stavo mica tanto bene. Per ritornare a casa, per paura che mi facessero soffiare il palloncino, ho perfino fatto l'autostop. Purtroppo con dei pessimi risultati. Così mi sono messa in volo lo stesso. Ed ecco i risultati. Mi sono schiantata contro un albero. Così la scopa si è rotta. E io mi sono rotta il naso. Beh, per la scopa non si preoccupi. Può venire in treno.
Allora l'aspettiamo in stazione a Moimacco. A domenica, arrivederci! Questa mattina in stazione a Moimacco ad attendere la Befana c'era il comitato d'accoglienza. Entusiasta per l'arrivo della Befana. Ecco, sta arrivando il treno. Sta viaggiando un po' troppo velocemente. La Befana si è dimenticata di avvisare il controllore che scende a Moimacco. Così il treno non si è fermato e la Befana è andata a Cividale. Ciò crea rabbia e delusione nel comitato d'accoglienza. Così la Befana è dovuta ritornare a piedi. Ma chissà, un passaggio è sempre rimediabile. E vai, direzione Moimacco. Ingresso trionfale in paese per la Befana. Semi-trionfale. Finalmente è arrivata. Ma il viaggio là un po'. Viaggiata! Adesso proviamo a sghiacciarla. Intanto guardiamo cosa succede a casa della Befana.